E buongiorno a tutti. Ho esagerato con i buon? Buongiorno. Buongiorno. Parlando tutti e tre. Buongiorno. Sapete perché ve lo dico? Perché è importante avere almeno una giornata bella a settimana per risollevarsi un po'. E ovviamente ci sono anche le top a consolarvi. Quest'oggi quindi parleremo di adolescenti. Finora abbiamo parlato di bambini per lo più e poche volte di adolescenti straordinari. Nel mondo alcuni hanno sorpreso per le loro capacità diventando famosi davvero velocemente e in poco tempo. Se volete capire meglio di cosa parlo e siete seduti o sdraiati o una mezza via, cioè seduraiati, cominciamo! Claire Abbott. Vedete questa ragazza? Ok, lo so che non state minimamente prestando attenzione alle mie parole per due ovvi motivi, ma se per un attimo riusciste a concentrarvi, vorrei raccontarvi la storia di come misteriosamente sia cresciuta e sparita, nonostante il successo. Claire Abbott è una ragazza come le altre. Si diverte con le amiche, si impegna a scuola, si mette lo smalto, eccetera, eccetera. Ma un giorno decise di compiere un gesto estremo. Mettere una sua foto su Facebook piuttosto che su Instagram, facendo le solite pose con bocca a papera e inarcando la schiena come se fosse andata da un terapista. Sì, insomma, come alcune ragazze di oggi. Non pensava però che Facebook l'avrebbe resa una delle quindicenni più famose del mondo. Sì, ragazzi, queste foto sono di quando aveva 15 anni. Grazie a un paio di foto in bikini su Facebook è diventata virale in poche settimane. Tantissimi avevano messo mi piace e condiviso le sue foto. Ha avuto così tanto successo che ha aperto pure canali Instagram, Twitch e YouTube. Solo su Instagram in una settimana era arrivato a raggiungere i 300.000 follower. Insomma, tutto per un paio di foto in costume. Non si sa perché, ma tutti la adoravano. Sì, lo so che avete stoppato il video e cercato il nome, furbacchioni. Ma non troverete nulla. È sparita dai social all'improvviso nel 2016. Non si sa cosa sia successo. Alcuni pensano che la fama era troppa e che sia stata molestata da qualcuno o comunque lo stress l'abbia distrutta. Altri pensano c'entri qualcosa il suo legame con il famoso Dan Bilzerian, con cui faceva spesso feste. Una teoria più convincente parlava invece del fatto che volesse impegnarsi in campo musicale e concentrarsi solo su quello. Infatti, su YouTube aveva un canale dedicato solo a lei e alle sue canzoni. Ma stranamente anche da lì tutti i video sono stati cancellati e si possono trovare solo video ricaricati da altri utenti. Quindi, cos'è successo a questa ragazza che a 15 anni quasi per sbaglio è diventata famosa? Non si sa ancora, ma da allora nessuna adolescente è mai riuscita ad ottenere così tanto successo in poco tempo. Forse un algoritmo di Facebook aveva sponsorizzato le sue foto in capo al mondo per errore, chi lo sa. Ma sono sicuro che quasi tutti i maschietti staranno ancora cercando le sue foto in questo momento. Supatra. Aveva solo 10 anni quando Supatra era entrata nel 2010 nel Guinness World Record. In quell'anno era finita su Canale 5 proprio durante la messa in onda dello show, la sera, e molti hanno visto per la prima volta la bambina più pelosa al mondo. Oggi ha 19 anni, ma ancora la sua malattia la persegue come la peste. Soffre della sindrome di Ambras, più nota come sindrome del lupo mannaro. Non vuol dire che ululò cammina a quattro zampe, ma la ragazza ha una crescita sproporzionata dei peli nel corpo. Anche se l'Italia ricresceranno comunque in poco tempo, verrà sempre ricoperta. Ma non pensiate sia triste. Nonostante a volte si senta giù, lei ce la mette sempre tutta e riesce così a vivere una vita come le altre più o meno. Anzi, vi dirò di più. Ha moltissimi amici a scuola con cui esce quasi sempre in Thailandia. E a 16 anni ha trovato anche l'amore. E quest'anno, o forse fine anno scorso, non ricordo bene, si sono sposati. E Supatra ha pure diffuso un paio di foto con la depilazione completa del viso. Di tanto in tanto fa questo sforzo per apparire almeno una volta al mese normale per il suo ragazzo, che però ha detto più di una volta che l'accetta per quello che è. Insomma, questa storia insegna davvero che a volte ad alcune persone non importa minimamente l'aspetto esteriore. E che anche con i problemi più grandi del mondo bisogna sapersi accettare per ciò che si è. Nihal Bhitla. Nel 2016 questo ragazzo, esatto ragazzo, aveva 15 anni. Nessuno vedendolo ci avrebbe creduto. Anzi, sin da piccolo la sua pelle e il suo corpo erano diversi da quello degli altri bambini o da qualunque altro adolescente. Nihal Bhitla, che viveva vicino Mumbai, in India, era una delle 100 persone in tutto il mondo affette da progeria. Una malattia genetica che provoca un invecchiamento 8 volte superiore alla norma. Detta in modo ancora più semplice, era un adolescente intrappolato nel corpo di un vecchietto.
quindi con tutte le problematiche del caso, problemi di memoria, mal di schiena, malattie in generale che ne impedivano anche solo una semplice camminata serale. Eppure nella mente ha sempre continuato a essere un ragazzino, che desiderava fare un po' di sport e divertirsi con gli altri. Anni fa i genitori avevano provato di tutto, avevano insieme deciso anche di provare un farmaco sperimentale che avrebbe forse potuto aumentare le sue aspettative di vita. Sappiate che chi ha questa malattia non supera i 14 anni, ma Nihal aveva compiuto 15 anni nel 2016. Eppure quello era stato il suo ultimo anno, alla fine prima di compiere il prossimo compleanno era morto. Non ce l'aveva fatta, sono rari i casi in cui si sopravvive per vedere addirittura i 20 anni. Una delle persone che è riuscita ad arrivare così lontana è Sammy Basso, un ragazzo italiano che oggi ha 23 anni ed è ancora vivo. Ma di lui magari parleremo un'altra volta in un altro video, se vi interessa. E fermiamoci un attimo per la pausa bagno, cracker o quello che volete. L'altra volta vi ho posto un quiz. Vi avevo chiesto quale fosse la specie di ragno in cui la femmina mangiava il partner dopo aver avuto un rapporto con esso. Beh, mi avete sorpreso tutti quanti, perché ho dovuto mettere un sacco di cuori quel giorno. Era la vedova nera e quasi tutti avete risposto giusto. Mi avete fatto fare la nottata solo per riuscire a ringraziarvi. Quindi adesso farò una domanda un po' più complessa. Qual è il nome di questa famosissima ragazza russa? A. Giulia Vince, B. Naumova, C. Varya Akulova. Mi raccomando, non barate e continuiamo. Chiara Nirgin. Questa ragazza ha forse scoperto un modo per eliminare il problema della siccità in Africa. Vive in Sudafrica e nel 2016, quando aveva solo 16 anni, c'è stato l'anno con la minor presenza di piogge. Non si vedeva una cosa del genere dal 1904. Per questo motivo, la nostra Chiara, di origine indiana, ha deciso di trovare una soluzione per trattenere l'acqua nel terreno in modo che venisse usata più a lungo nei campi. Ad oggi si utilizzano dei prodotti costosissimi per fare ciò, dei polimeri super assorbenti che costano 2-3 mila dollari a tonnellata, un prezzo che un piccolo contadino non può permettersi di spendere. Chiara ha inventato invece un metodo tutto vegano, se vogliamo dirlo, utilizzare delle bucce d'arancia e olio di avocado. Infatti le bucce delle arance possono contenere centinaia di volte il proprio peso, in acqua, mentre sono immagazzinate nel sottosuolo. Una tonnellata di bucce di arancia avrebbe un prezzo bassissimo, visto che sarebbero scarti. Anche solo 30 dollari sarebbero sufficienti. Così, a soli 16 anni, ha vinto un premio da 50.000 dollari in un concorso indetto da Google, che si tiene ogni anno, dove moltissimi si sfidano con le invenzioni migliori per portarsi a casa un premio, e nel caso di Chiara, aiutare anche il nostro pianeta. E niente, devo dire che ora mi sento proprio inutile, visto che io a 16 anni manco sapevo la differenza tra arance e clementine. Elisani da Cruz Silva. Quando aveva 16 anni era entrata nel Guinness come l'adolescente più alta del mondo e vi assicuro che non è facile gestire una cosa del genere. Soffre di gigantismo, il contrario di nanismo. Il suo problema è nato da un tumore che le ha causato appunto questa malattia. Dopo la rimozione si è fermata, ai 2 metri, ma continuerà a crescere secondo i medici, per molto tempo ancora. Esatto, avete capito bene, a 16 anni era alta 2 metri. Nonostante questo cerca di avere una vita più normale possibile, anche se ha avuto molti problemi sin da quando ricorda. Molti la prendevano in giro per l'altezza e spesso non riusciva nemmeno ad entrare nell'autobus della scuola senza sbattere la testa. Ma oggi ha un fidanzato che sta per sposare, che è alto solo 1,63 m. Ha 24 anni ed è felice. Parla sempre di lui, dicendo come debba sempre abbassarsi per baciarlo e come alcune volte le persone pensino sia suo figlio o il suo fratellino più piccolo. Rimangono sorpresi quando scoprono che Elisani ha solo 24 anni ed è alta 2 metri. Come detto prima, i due hanno deciso di sposarsi e magari provare ad avere dei figli insieme. Anche qui tutto è bene quello che finisce bene. Chiunque può trovare l'amore, deve solo crederci, o no? Con questo concludiamo, ma quindi voi siete adolescenti particolari o con qualche potere speciale? Fatemelo sapere nei commenti e ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto e orario diverso?